Welcome to Miro TV! Ragazzi, questo video uscirà un po' più tardi del solito perché vengo dalla live di Money in the Bank dove siamo stati in tantissimi, ci sono stati tantissimi commenti. Noi come al solito ci divertiamo a dare voti a ogni match, ci divertiamo a parlare di tutto quello che succede. Per me fare le live di pay-per-view sta diventando una cosa di un piacere tremendo, tant'è che stiamo già pensando io e Peona di portarvi anche un'eventuale live di Extreme Rules. E ragazzi, non posso affatto vedervela perché siete fantastici. A me piace tantissimo passare tutto quel tempo a guardare la WWE e commentarla insieme a voi. E sono davvero felicissimo di quanto sto ottenendo durante queste live. Vi ringrazio vivamente, anche per avermi taggato nelle storie, sia a me Peone, per aver scritto anche durante la live proprio su Instagram che stavate col doppio scritto. Per me, ragazzi, è stato qualcosa di fottutamente straordinario. Però adesso parliamo finalmente di Money in the Bank. Non potevo non commentarvi questo pay-per-view un po' a freddo, no, a caldo, no? Perché comunque, avendovi fatto la live reaction, più a caldo di quello non ci stava niente. Ragazzi, prima di partire da Bludgeon Brothers contro Luke Gallows e Karl Anderson, mi voglio soffermare forse per la prima volta in un segmento di pay-per-view. Io che di solito commento soltanto match, che per me commentiamo la maggior parte delle volte soltanto i match di un pay-per-view, stavolta mi soffermo su un segmento, ma soltanto per citare Paige, perché abbiamo visto Paige in compagnia di Angle e Baron Corbin. Paige prende un po' in giro Baron Corbin, ma di questo non me ne frega niente. A me frega più che altro per quello che è successo dopo a Paige. Mi soffermo, non voglio farci un video su Paige, ragazzi, su quello che è successo a Paige, che non so se tutti lo sappiano o meno. Paige, dopo il Money in the Bank, scusate, è stata aggredita. Adesso non si è capito bene se il fan le ha lanciato una torta, se il fan le ha dato uno schiaffo, ma qualunque cosa gli sia stata fatta. Poi c'è stata un'aggiunta ancora peggiore, ovvero che Paige è stata incolpata di essere grassa. Paige è grassa. Ma quante vergogni? Cioè, io non ci voglio manco aggiungere altro, io sempre non te vergogni. Cioè, come si fa a fare una cosa del 2018? Ma a parte il 2018, Madonna, ma io rimango allibito, ragazzi. Rimango allibito, da. Ma poi se Paige. Ma ragazzi, evitiamo di parlarne a lungo. Volevo solo citare questo pezzo e non voglio farci un video sopra perché poi diventerei pesante. Perché lo so, poi ci andrei un po' troppo giù con le parole. Perché ragazzi, non si può fare queste cose a una ragazza stupenda. Può piacere o non piacere. Può piacere o non piacere. A me non mi piace molto fisicamente. Però non è che vado lì e dico. Ma non c'è. Ma io rimango. Rimango allibito da quello che sento ancora in questi anni, ma pure quello che leggo a volte sotto dei commenti, fortunatamente non sempre nel mio canale, ovviamente, però ragazzi, quello che riusciamo a scrivere dietro una tastiera è una cosa roba assurda, e di solito siamo riusciti ad andare oltre, torta o schiaffo che sia più aggiunta delle frasi così. Dove cazzo siamo? Ah, parliamo finalmente del pay-per-view, ragazzi. Parliamo di questo pay-per-view. Bludgeon Brothers contro Karl Anderson e Luke Gallows. Mi aspettavo un match diverso, vi dirò la verità. La sufficienza forse l'ha raggiunto perché stiamo nel kickoff. Kickoff che di solito non sforna chissà quale contesa. E mi aspettavo, ecco, appunto, uno squash da parte di Bludgeon Brothers. Invece, addirittura per un momento sembrava che stessero per prendersi il titolo quando vanno per connettere la finish. Mi sembra proprio da Darper. Invece, come giusto che sia, Bludgeon Brothers non si fanno battere da questi due. Perché sì, sono questi due, ragazzi. A me piacciono tantissimo sia Luke che Kevin Anderson. Tuttavia, arrivano a questo match senza nulla, senza quale costruzione di rivalità, senza chissà quale pesantezza di personaggio, se non una vittoria su Luke Harper. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, Bludgeon Brothers che sono stati costruiti come Monster Hill e qua della vanno a perdere contro due scappati di casa ultimamente. Sì, perché sono due scappati di casa a livello di personaggio. Ci sta forse una vittoria un po' sudata, sì, perché sudata rispetto agli ultimi match in Bludgeon Brothers è stata una vittoria un po' sudata, però che cazzo di match. La categoria tag, ragazzi, le categorie tag ultimamente sia Raw che SmackDown non sanno proprio cosa fare. Te lo dimostrano con la Dolph Payne, te lo dimostrano con la Sanity, ma te lo dimostrano anche con Drew McIntyre e Dolph Ziggler. Ragazzi, ci sono davvero tanta tanta confusione, per non parlare poi che Matardi e Bray Wyatt non hanno difeso i loro titoli a questo pay-per-view. Trovo questa cosa assurda, soprattutto perché poi ci sono stati tre match che non c'era niente in palio. Mi viene da pensare a Daniel Bryan contro Big Cass, Lashley contro Zayn. Tranquillamente sta roba poteva stare nel kick-off, ma ovviamente Bryan non te lo mettono nel kick-off. Bobby Lashley aveva bisogno di questa vittoria.
Ci arriviamo piano piano, ci arriviamo, parliamo di Daniel Bryan contro Piquet. A differenza delle aspettative, come vi avevo invitato anche a fare, ho detto ragazzi, dategli un po' di tempo a Piquet, vediamo un po' se davvero Piquet è bravo solo al microfono, sta migliorando, scusate, sono mio, sono, arrivano commenti, è solo tu, dici che... No, vediamo se Piquet sta migliorando al microfono e sta migliorando anche sul ring, o sta migliorando solo al microfono e sul ring è rimasto sempre lo stesso. Questo match dimostra che secondo me Piquet si sta allenando anche per diventare decente sul ring. Sì, ragazzi, decente. Perché comunque non è che uno può fare miracoli in poche settimane o pochi mesi che sia. Mi è piaciuta la prestazione contro Daniel Bryan. Daniel Bryan però alla fine si prende una vittoria utile per cosa? Utile per quale motivo? Per l'eventuale rivalità con The Miz che la vorranno costruire, penso per SummerSlam a questo punto? Sì, ok, ma io non penso che se Big Cass avesse vinto questa contesa sarebbe successo chissà cosa allo status di Bryan. Al contrario invece della vittoria di Daniel Bryan, che va a svoltare una volta per tutto, secondo me, il personaggio di Big Cass. Non avrà convinto la WWE quello che ha fatto le settimane scorse è stato decisivo? A quanto pare a sto punto penso proprio di sì. Daniel Bryan batte Big Cass, sbaglio pure il pronostico, sbaglio anche prima nel pronostico. Ragazzi, io mi aspettavo tutt'altra gestione per Big Cass, che a quanto pare è stato completamente bocciato dalla WWE, nonostante dei buoni promo. Secondo me ha fatto il massimo con quei promo. E ricordiamoci che Big Cass non può citare il suo cammino con Enzo Amore, il che è tutto dire, perché ragazzi, Big Cass quello era. Questo era. Bryan vince, complimenti a Bryan, match che secondo me è stato anche abbastanza buono rispetto alle aspettative, ragazzi, perché mi ricordo che c'erano commenti assurdi su Big Cass. Big Cass non si merita stand, qualcuno diceva, ma qua, come al solito, secondo me si esagera un po' troppo. Prima bisogna vedere, e prima bisogna anche vedere come si combatte uno contro uno, perché mi viene da pensare anche adesso a Carmella contro Asuka. Parliamo di Carmella contro Asuka, non si chiama la cosa. Carmella ha battuto Asuka, Carmella ha battuto Asuka in maniera un po' non pulita, perché c'è stato un inserimento di James Ellsworth, che durante la live non era più chissà quale segmento, perché alla fine tutte le notizie portavano a Edward inserito all'interno di questa contesa. Ma ragazzi, Carmela che match ha fatto? Che vi avevo detto io? Quando vi ho fatto notare che Lana ha fatto più match di Carmela in singolo, non l'ho detto per caso. Ragazzi, Carmela non ha avuto mai praticamente dei veri e propri match per dimostrare quanto sia bravo uno contro uno. Il minutaggio di Carmela sul ring è stato solo in tag team, e si sa che i tag team delle Divas non è che durano poi così tanto. Carmela invece qui ha dimostrato contro Asuka, contro la buonissima Asuka, che io non ho mai sottovalutato Asuka, o meno come combatte, il personaggio sì, il personaggio è secondo me molto 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 sovravvalutato, ma a livello di combattimento, a livello di wrestling, Asuka è una buonissima diva, una grandissima diva. Beh, infatti, guarda caso, è riuscita a tirar fuori da Carmela tantissima roba. A me è piaciuto molto il match di Carmela, come è stato lottato il match di Carmela, soprattutto perché c'è gente che diceva che Carmela era solo quella che parla, ma poi sul ring vale zero. E qua invece ti ha dimostrato che non è così. Dopo un single match, finalmente gli hanno dato un bel single match, gli hanno dato un buonissimo single match, a me sinceramente ha convinto, ha fatto manovre davvero molto buone. Poi la vittoria, poi il ritorno di James Ellsworth era molto suonato, in queste settimane se ne è parlato davvero tanto, forse troppo. Io penso che a volte i spoiler ammazzano davvero tanto l'hype che ci può essere per un ritorno che poi non è così clamoroso, perché James non è chissà quale personaggio. Tuttavia, non essendo comunque chissà quale personaggio, fa mantenere il titolo a una Carmela che fino alla puntata scorsa di SmackDown veniva data sicuramente sconfitta a sto match. Invece no, Carmela batte Asuka, Carmela batte sia Asuka che Charlotte. Forse questo fa un po' storcere il naso, ma le vittorie dei grandi heel vengono proprio da questo, ragazzi. Anche un The Miz che batte John Cena a WrestleMania. Ragazzi, più o meno siamo allo stesso discorso. Per consacrare una vera heel ci vuole pe vittorie pesanti ai danni delle face, delle top face, e questa è la conseguenza, questa è la dimostrazione più grande, secondo me. Torniamo a riseguire un po' la card, dai ragazzi. Bobby Lashley batte, anzi, non, Bobby Lashley non batte Sami Zayn, Bobby Lashley squascia Sami Zayn. Una vergogna, una vera e propria vergogna. Nient'altro da aggiungere. Faccio fatica ad aggiungere qualcosa, perché se qua aggiungo qualcosa c'è il rischio che divento pesante, come il caso del... Sì. C'è il rischio che divento pesante, perché non ci sto. Sami Zayn non si merita questo trattamento. Poi ha fatto chissà cosa la dirigenza, ok, ma lui si stava a fa mazzo così per sta storia. È lui l'unico che secondo me poteva quantomeno fare qualcosa con Sami Zayn, sì, con Sami Zayn, con Bobby Lashley, e guarda caso lo fanno squasciare come conseguenza. Che cazzo mi significa? Il pubblico di Chicago si ritrova addirittura a tifare Lashley perché gli fa 3 volte la finisher, 2 volte la finisher, ho perso il conto. Ma ragazzi, per me è stata una schifezza assurda. Non è stato un match, è stato uno squash brutale, inutile. E ho preferito molto di più Daniel Bryan contro Big Cass. Ho preferito molto più vedere i miglioramenti di Big Cass che vedere sta porcata incredibile. Mi dispiace, ragazzi, boccio Lashley, boccio sta storyline.
Boccio completamente tutta l'idea che ci aveva WWE con questo match. Zero, zero proprio. Rollins sconfigge Elias, passiamo al match dopo. Rollins sconfigge Elias, la vittoria mi porta a pensare che, come avevo detto anche nei pronostici o comunque nei commenti di Raw, che vedremo un qualche rematch tra questi due e vi dirò anche di più. Mi piace questa cosa. Il match gli abbiamo dato durante la live un 7, un 7 e mezzo, penso che ci sia, soprattutto in base sempre allo standard che sta offrendo WWE ai giorni nostri. E cioè, come al solito c'è sempre Seth Rollins. Quando dai un voto a un match, un voto positivo a un match, c'è sempre Rollins, soprattutto quando siamo sul 7, 8 e 9 c'è sempre Rollins in mezzo. Non è un caso. Seth sta benissimo. Seth sta facendo match straordinari. Seth merita di avere il titolo intercontinentale attualmente il miglior titolo della WWE, grazie anche ai suoi sforzi che lo stanno portando a consacrarsi come punta della WWE e non altri, non ce ne stanno altri. Seth Rollins attualmente la punta della WWE. Il titolo intercontinentale per qualcuno è troppo poco per lui, ma vi invito a pensare che il titolo intercontinentale attualmente è il titolo migliore che c'è in WWE a mani basse, e lo fanno capire anche in base ai talenti che ci stanno facendo girare intorno. Prima The Miz, poi Seth Rollins, poi Finn Balor, poi Elias, e posso stare qua a parlare a lungo. Seth Rollins batte Elias con un roll-up forse un po' sporco, ma ci sta una vittoria del genere, soprattutto se si pensa che ci starà a Extreme Rules un eventuale match tra di loro. Io credo che sarà così e non vedo l'ora, perché non sarà un match normale, ci sarà chissà quale stipulazione dietro, almeno io lo spero. Il fatto che abbiano coinvolto la chitarra anche nel kickoff con Rollins che lo prende in giro con questa chitarra mezza sfondata, secondo me mi porta a pensare che ci potrebbe essere un guitar match. Lo spero, perché mi piacerebbe anche tanto. Mi piacerebbe anche tanto Seth Rollins contro Elias. È sicuramente piacere puro. È un piacere puro guardarli sul ring, guardare i loro personaggi, vedere la loro interpretazione al match. Tanta, tanta roba. Sono contento da una parte che Seth abbia mantenuto il titolo. L'ho detto ai pronostici, quindi bene così. Andiamo avanti e parliamo di Roma. Sì, salto un attimo il Money in the Bank, ne parlerò tutti e due insieme. Parlo di Roman Reigns contro Mal. Allora, qui non stiamo parlando di Lashley contro Sami Zayn, qua stiamo parlando di Roman Reigns contro Mal, che sono due personaggi completamente diversi. Il match è stato costruito in maniera completamente diversa, ma il voto è più o meno sempre lo stesso. La WWE non può mettere a Chicago Roman Reigns contro Jinder Mahal, ragazzi. Questo è un errore clamoroso. Questo è stato un errore clamoroso, perché ok, Sunil ci ha messo del suo, ci hanno provato a fare quel segmento a destra e a sinistra. Vi dirò, a volte è stato anche piacevole vederlo alzarsi da quella sedia e spintonare Reigns, però Reigns in un primo momento manco si accorge che è stato Sunil a spingerlo, tanto che non ci torna mai da lui, non gli lancia mai delle freccedine, non lo guarda mai durante la contesa. Poi alla fine, vabbè, perché viene scioccato, ma ragazzi, è stato un match scritto secondo me male. Un match pensato male, una rivalità pensata ancora peggio. Roman Reigns batte Jinder Mahal, ma con quale interesse? Con quale interesse? Che adesso, dopo questo match, che cosa dovremmo capire? Che Roman Reigns è pronto per riscattarsi per un eventuale title shot a chissà quale titolo? Che cazzo significa sta vita? Che significa tutta questa storyline? Non lo so. Non lo so, poteva essere gestito molto meglio il tutto, e con questa frase mi ricollego anche due Money in the Bank. Allora, ragazzi, forse qui ci sarebbe molto 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 da parlare, soprattutto per chi non ha seguito la live, soprattutto per chi non ha seguito tutti i discorsi fatti. Allora, Alexa Bliss ha vinto il Money in the Bank alla Dermatch, e questo Peonia l'ha azzeccato. Io avevo detto che se non vinceva Natalia, vinceva Alexa. Questo non ci voleva chissà quale ragionamento per dirlo, perché Alexa con quella valigetta era forse l'unica che poteva lasciarti un po' di suspense, forse l'unica che poteva fartela vendere nella miglior maniera possibile, molto meglio di quello che ha fatto Carmella dopo aver vinto il Money in the Bank alla Dermatch. Secondo me, Alexa sarebbe stata la scelta perfetta dopo Natalia, pure in chiave storyline, però non me la puoi mettere così. Perché poi Alexa, dopo aver vinto quella valigetta, va a prendersi il titolo di Nia Jax. Nia Jax che l'ha asfaltata due volte, Nia Jax che avrà diritto a rematch, Nia Jax che, ok, in questa rivalità con Ronda Rousey è passata da babyface a heel, babyface a heel, babyface. Poi si ritrova ancora Alexa Bliss, probabilmente ci sarà l'inserimento di Ronda Rousey. Ma il prossimo è di Extreme Rules, ragazzi. Se Nia Jax si prende chissà quale situazione, in quanti pezzi la rompe Alexa Bliss, che non può manco essere squalificata. Io fatico a capire questa scelta da fan di Alexa. Sono contento, ma fatico a capirla, perché secondo me poteva andare tranquillamente a Natalia sta valigetta, se non per meriti durante la contesa a Ember Moon. Perché ecco, parliamo della contesa, match fantastico, le Divas hanno dato tutto.
tutto quello che avevano. Complimentissimi alle Divas perché mi sono divertito davvero tanto. Hanno superato le mie aspettative, le hanno ampiamente superate. Ho dato al match insieme ai ragazzi che erano in live, tanti ragazzi che erano in live, circa un 8, un 7 e mezzo, 8, perché è stata davvero una validissima contesa. Io faccio i complimenti, visto che ho fatto i complimenti a Carmela, faccio i complimenti anche a una certa Lana. Lana, ragazzi, perché c'è chi diceva che in questa contesa avrebbe fatto il cuscinetto, avrebbe incassato a destra e a sinistra, ha usato la scala, a volte meglio anche di Sasha, ha venduto davvero bene le mosse, si vede che si è allenata parecchio ultimamente, io continuo a dirlo, questo si vede alla grande che si sta allenando davvero tanto. Complimenti alla moglie di Rusev e, ragazzi, complimenti anche a Ember Moon e Naomi. Complimenti a queste due che mi hanno davvero divertito. Naomi non mi piace molto come personaggio, però quando la vedo con Ember Moon vedo un'esplosività, vedo un certo interesse di guardare quella contesa e vedere mo che cazzo fanno. È questo il wrestling, è questo che mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto molto tutto quanto il sistema, come hanno gestito la contesa, come è stata programmata la contesa. A volte ci sono stati, sì, dei buchi clamorosi, però se non bisogna pensare secondo me così, perché stiamo parlando pur sempre della WWE, stiamo parlando di un qualcosa di fantastico, di un mondo a parte. E ok, a volte ci stavano momenti dove qualunque diva voleva salire sulla scala e prendere la valigetta. C'è stato forse un piccolo errore da parte di Becky Lynch, che si è vista zoomare proprio nel momento dove lei stacca la valigetta dal moschettone, apre addirittura il moschettone, poi rimane così ferma, passano 10 secondi e qualcuno la colpisce dietro. Quello forse è stato un brutto da vedere, ma più che altro secondo me ha sbagliato anche la telecamera, che è andata proprio a zoomare in maniera incredibile. Sembrava quasi che Becky Lynch dovesse vincere quel match, invece non doveva andare così, non è andata così. Ha vinto Alexa Bliss, però è stata una contesa che a me è piaciuta davvero tanto. Promossa, promossissima, bravissime tutte le divas. Tornando sul vincitore, però avrei fatto vincere Natalia, avrei fatto vincere Natalia. Me l'hanno anche portata a costruire quella vittoria di Natalia, anche perché è stato l'unico segmento che c'è stato durante la puntata, è stata una Natalia che guarda Ronda Rousey. E ragazzi, poi c'era stato anche le settimane scorse la fascia dove lei si era infortunata e si era rimessa sulla gamba sbagliata. E questo mi aveva portato sinceramente a pensare che potesse vincere tranquillamente Natalia questa contesa, tranquillamente in modo da dire, però avrei dato la vittoria a Natalia, giustamente avrei dato a Natalia, invece vince Alexa che addirittura va a incassare la valigetta su Nia Jax, non ci torno più di tanto ragazzi, però non l'avrei gestita così, non l'avrei gestita assolutamente così il tutto. Parliamo dell'altro Money in the Bank, ragazzuoli, parliamo di quello maschile, perché c'è stata una vittoria secondo me un po' clamorosa, clamorosa perché comunque anche nei pronostici avevano dato una tendenza alla vittoria di The Miz, una tendenza alla virtuale vittoria di Finn Balor, addirittura una tendenza alla vittoria di Kevin Owens. Durante la live il nome di Kevin Owens era risalito alle stelle, ha detto beh, vince Kevin Owens, invece no ragazzi, invece no, vince Braun Strowman, colui forse l'unico lì che non aveva bisogno della valigetta. E per quanto io sia pure fan del Braun Strowman, che cazzo ci fa Strowman con la valigetta? Perché hai dovuto dare la valigetta a Strowman, che è un personaggio che può tranquillamente arrivare al titolo di Lesnar? Perché? Perché mi devi fare queste cose? Potevi dare la valigetta ad Owens, potevi dare la valigetta a chiunque altro, a The Miz, ragazzi, ne ho parlato davvero tanto, tanto nei pronostici, non ci voglio tornare, non ci voglio tornare sopra perché avrei dato la valigetta a The Miz, non ci torno sopra. Ma guarda, mi sarei. Anche Balor poteva prendersi quella valigetta e gestirla, secondo me, in maniera fantastica, perché comunque è un personaggio particolare e poteva mettere certe pressioni a un eventuale Roman Reigns, che sarà probabilmente l'avversario di Brock Lesnar. Io spero no, spero che le voci cambieranno, spero che vedremo altro, spero, lo spero vivamente, soprattutto per la live che andremo a fare. Però, ragazzi, no, no, non Braun Strowman, colui che durante la contesa è stato costruito tutto intorno a lui, e questo porta anche a farlo un po' odiare. Questo porta anche un po' a farlo odiare. Io riconosco questa cosa perché tutti vedono, ha vinto Strowman perché comunque tutto il match gira attorno a lui, tutti volevano del botte. Poi il classico finale dove questo si ribella, fa fuori quello, fa fuori quell'altro, si va a prendere la valigetta. Ma ragazzi, questi sono ragionamenti secondo me giusti, ma allo stesso tempo anche sbagliati, perché Braun Strowman che colpa c'ha? La WWE non ha capito che Braun Strowman attualmente è quello che merita di più l'Universal Championship, e che cosa gli hanno fatto fare? L'hanno allontanato da storyline, l'hanno allontanato, gli hanno fatto vincere la Greatest Royal Rumble, che per chissà quale motivo, poi non gli hanno dato niente dopo, gli hanno fatto fare rivalità abbastanza inutili come quella contro Elias. Ragazzi, c'è tanta confusione con Braun Strowman, questa vittoria secondo me
lo dimostra più di tutto, più di tutto. Ora vediamo come gestirà la briefcase che gli consente un match contro Brock Lesnar, un match comunque contro l'Universal Champion che potrebbe essere anche Roman Reigns. Ma riandiamo a fare Roman Reigns contro Braun Strowman. Roman Reigns a quel punto deve essere fottutamente heel, perché se mi turnano Strowman, davvero lì faccio un video sfogo che dura fino a WrestleMania, ragazzi. Lo faccio davvero fino a WrestleMania 35. No, no. Vediamo un po' come verrà gestito il tutto. E ora parliamo di AJ Styles contro Nakamura. C'è chi dice che hanno fatto il match dell'anno, il match della serata, il loro miglior match. Secondo me non è vero. Il match che fece la SmackDown mi impressionò molto di più, perché là dissi: perché cazzo questi non hanno fatto questo match nelle settimane precedenti e i loro incontri precedenti? Qua invece mi viene da dire che sono stati un po' obbligati a fare una contesa del genere. Contesa da 8, da 7 e mezzo, 8, in base sempre a quello che c'ho fra di te. Però ragazzi, secondo me hanno fatto molto meglio, hanno fatto scambi migliori in quella puntata di SmackDown. Qua un last man standing, ragazzi, te le chiami le finisher, puoi fare 300 finisher, finché quello non si rialza sarà sempre così, andrà avanti a finisher. È stato brutale, è stato intenso, è stato pieno di senso, che comunque una certa aggestanza impastisce, gli dà un bel colpo in mezzo alle balls in maniera violenta. Questo, come se non bastasse, poi lo porta anche a fare una Phenomenal Forearm contro un tavolo che si distrugge, grazie a questo poi lui si prende la vittoria. Però secondo me hanno fatto meglio in quella puntata di SmackDown, e però allo stesso tempo mi viene da dire che questa rivalità poteva essere gestita molto 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 meglio. Nakamura ne esce male perché ha preso un'altra volta una sconfitta un po' brutta verso Styles. Bisognerebbe fare più o meno lo stesso discorso di Case. Gli heel, quando non vincono due match in una storyline, fanno sempre la porca figura da coglioni. E ora voglio vedere proprio come cazzo si rialzano, sia Big Case sia Nakamura. Fatemi sapere la vostra nei commenti, non parlare tanto durante la live. Quindi vi invito magari ad andare anche a guardare, perché ci siamo davvero divertiti a commentare di tutto e di più. Adesso spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Da me è tutto. Too sweet!